In diretta dal Palafiori di Sanremo, nello spazio Book Sprint Edizioni, siamo qui con uno dei suoi autori, Mario Ruffin, autore de Il Duce si è fatto male. Un balilla italiano d'Eritrea racconta il popolo eritreo, le guerre, le navi bianche, l'esodo delle famiglie italiane. Riflessioni sulle cause e sulle conseguenze del disastro e sul silenzio di tutti. Buongiorno e benvenuto, come stai Mario? Buongiorno, grazie per l'intervista. Grazie a te per essere qui. Io ho 85 anni e sto benissimo, alla faccia di chi? 85 anni. Caspiterina, sto benissimo perché sono un lussureggiamento della riva del Piave, dove i barbari invadevano e si mescolavano con le genti locali, e per cui noi siamo dal punto di vista biologico dei lussureggianti. Esatto. Cioè, cioè dei bastardi. Beh, nell'accezione positiva. Appunto, dal punto di vista biologico sì. Come quindi nasce? Il razzismo, già parto da lì, non ha significato in biologia. Bene. Come nasce questo Questo libro nasce questo col libro? Fatto che io fui invitato dall'Istresco, che è un istituto trevisano di storici della resistenza e della realtà trevisana, di scrivere un libro sulla mia vita in Eritrea, di quando ero ragazzino e quando ero bambino, e poi quando tornai da studente di medicina. E io il primo tempo non l'avrei voluto fare, però ho accettato di farlo poi perché pensavo che potevo cogliere l'occasione dire quello che è successo in un settore della guerra, insomma, in una zona in cui è successo che la guerra ha cambiato le cose radicalmente. L'Eritrea era italiana fin dal 1889, diciamo, perché la baia di Assa fu comprata dalla Compagnia Rubattino nell'89 e fu occasione per l'inizio della colonizzazione dell'Eritrea. Quindi l'Eritrea fu italiana praticamente un anno dopo che il Veneto era entrato in Italia, con l'Italia. Allora, mio padre è andato a lavorare lì nel 36, dopo l'occupazione, dopo che Mussolini aveva fatto occupare l'Etiopia, e è andato a lavorare in Eritrea, all'Asmara, la bellissima città di Asmara, che stupisce tutti perché è considerata la più bella città europea in Africa, proprio nel senso che è europea. Voi vedete il Teatro dell'Opera, il cinema Roma, il cinema Impero, il cinema Dante Alighieri. Voi vedete il bar Trento, il bar Torino, voi trovate scritto fotografia da Lino, pettinatrice, come si dice? Parrucchiera. Parrucchiera da Giovanna, così. Adesso molti ancora parlano italiano, molti non parlano più italiano. Vabbè, comunque da quella realtà fummo costretti poi a venire via, perché occupati dagli inglesi, gli inglesi catturavano i padri, li mandavano in campo di concentramento, però se avevano famiglia restavano, ma mio padre aveva fatto il militare per una settimana perché stavano per entrare, fu messo sotto le armi. Quindi fummo scambiati con i prigionieri inglesi in Italia che morivano letteralmente di fame, come ebbe occasione di dirmi il mio primario molto, molto tempo dopo a Treviso, che era stato nominato dalla Croce Rossa Internazionale ispettore dei campi di concentramento dei prigionieri inglesi in Italia, dove mi descrisse cose apocalittiche, morivano, c'erano i morti per terra, avevano il kwashiorkor, che è una malattia di cirrosi da fame, cirrosi epatica da fame, conversamento nella pancia, ascitica. Sto parlando in termini non tecnici del tutto, perché altrimenti rendi comunque l'idea. E allora ci fu questo scambio, le donne, i bambini italiani dell'Eritrea e dell'Etiopia potevano arrivare in Italia con le navi bianche della Croce Rossa Internazionale e in cambio di questi prigionieri. I padri rimasero lì e noi fummo imbarcati, prima in campo di concentramento sanitario, poi fummo imbarcati a Massawa su queste bellissime quattro transatlantici, furono tre viaggi e facemmo due mesi di navigazione intorno all'Africa perché il canale di Suez era chiuso, eravamo nel 41 in piena guerra. Durante la strada, io intanto mentre racconto in questo libro il razzismo vergognoso che ho vissuto nei confronti dei bambini, delle persone, dell'atteggiamento, poi c'era l'apartheid, gli eritrei vivevano in una specie di ghetto, una parte dell'Eritrea di Asmara che si chiama Bashaul, dove non c'erano le fognature, non c'era niente, c'erano baraccopoli, una bidonville, e non c'era nessuna igiene, non c'era neanche il riscaldamento, non solo non c'era il riscaldamento, non c'era neanche l'illuminazione, per dire.
E soprattutto lo sfruttamento, ma c'erano anche italiani che si sono comportati bene, che si sono fatti amare. E è una storia molto lunga da raccontare, perché in effetti poi finì che è successa una cosa rara. Che cosa è successo? È successo che poi, occupati dagli inglesi, e poi venne il Negus Haile Selassie che è tornato, gli italiani dovettero abbassare la cresta, dovettero abbassare le ali, dovettero adattarsi. E pian piano, siccome questi italiani dovevano inventarsi dei lavori perché rimasero isolati per anni e anni con la guerra, dal 41 in poi, e anche dopo la guerra, quindi si è formato un sodalizio in cui gli italiani, creando aziende incredibili, da bidoni di benzina, persino progettarono l'automobile a smara, fondendo pezzi di rottami di guerra, e si creò una forma di decolonizzazione con gli italiani, per cui gli italiani sono diventati, per me, fratelli. E questo è quello che sento. Cosa, infatti questo libro lo dedichi al popolo eritreo. Al popolo eritreo. Cosa, qual è il ricordo più bello tra i tanti tragici di quegli anni? Il ricordo bello di quegli anni è di quando ero bambino, che giocavamo, facevamo le bande, giocavamo con le fionde, andavamo a caccia. E uno dei ricordi più belli è che io andai a scuola, feci la quinta elementare e poi feci le medie. Allora entrai in prima media e mi misero lì. Viene dentro un professore che era un campano. Questo si mette alla lavagna e dice, io non capivo niente, ho detto qua, io che vado a scuola, perché tanto io sono scemo e non capisco. Invece era lui che parlava campano. Ovviamente nessuno. Allora ho detto, è inutile che vada a scuola, e non andavo più a scuola. E firmavo le pagelle, e firmavo i certificati, perché mandavano a casa note di biasimo, io li firmavo, finché poi ho catturato un asino, il quale sicuramente era un asino siciliano, perché io lo chiamai Sheku, e lo cavalcavo e andavo fuori a smara, dove la smara cessava improvvisamente, e con la fionda andavo a caccia, solo che non osavo tirare l'uccellino, miravo l'uccellino, ma la fionda si spostava di un grado e l'uccellino restava vivo. E quindi poi passavo in mezzo all'anima, c'erano branchi di scimmie, bisognava far finta di non vederle perché ti aggrediscono. C'erano le iene, c'erano gli sciacalletti molto carini, le iene sono orrende. E le iene però venivano di notte, giravano anche nella periferia della città. E tutto questo periodo, poi facevamo battaglie nel nome, poi eravamo Balilla, ci sentivamo eroici, dovevamo essere a tutti i costi eroici. E il titolo, Il Duce si è fatto male? È un titolo che può essere interpretato in modo banale, invece non è così. Successe che io ero lì, ero Balilla. In Italia ero Balilla, escursionista, tamburino, truppa scelta. Scelta col cavolo, perché non è che l'abbia scelto io. La maestra mi aveva dato la tessera di fascista, a sette anni ero già iscritto al Partito Nazionale Fascista, perché la maestra ti dava la tessera, e lì c'era scritto giuro di obbedire agli ordini del Duce e anche di se necessario col mio sangue di difendere la causa della rivoluzione fascista. Quindi io dovevo essere eroico a tutti i costi, allora facevo guerre con le altre bande e così. Ho tentato di fare guerra ai bambini eritrei, ma i bambini eritrei sono maestri con la frombola è un'arma da guerra, perché tu senti i sassi che fischiano, e ne ho preso uno sulla zucca io e uno sul ginocchio mio fratello. Abbiamo pensato, hanno dato una lezione? No, abbiamo detto, con i selvaggi non si combatte, no? Ma anche poi mi divertivo che quando pensavo che di trovare l'Africa nera con i selvaggi, con le lance, e invece ho trovato una città che era una città europea, Asmara era come Treviso oggi, non dico oggi, non c'erano tutte queste macchine, una città molto evoluta, il teatro dell'opera, venivano dall'Italia, facevano opere. Insomma. Allora succede che noi veniamo con queste navi in Italia. Io durante il viaggio facevano esercitazioni fasciste, e però noi eravamo Balilla coloniali, non più escursionisti da voi, coloniali, col casco dei legionari che avevano conquistato l'Etiopia. Allora, un giorno vado e c'era una gabbia fatta con dei legnini, e dentro c'erano due ragazze che venivano sputacchiate dalle altre donne perché traditrici della patria. Cosa hanno fatto? Hanno fatto l'amore con i soldati inglesi che nelle navi bianche della Croce Rossa
erano separati da un reticolato come in guerra, ma erano garanzia, perché erano navi della Croce Rossa, quindi garanzia per non essersi lurati, come successe alla nave Nuova Scozia, che in cui 640 nostri soldati prigionieri furono affondati e divorati tutti dai pescecani. Ho messo la fotografia del pescecane, perché i pescecani accorrevano per il sangue. Si tratta del Carcadon carcaria, è un pescecane lungo 6 metri, pesa mezza tonnellata. Pesa non so quanti quintali. E li hanno mangiati quasi tutti, tranne due o tre che si sono salvati. Comunque noi con questa nave avevamo gli inglesi a bordo. Allora queste due ragazze venivano offese in quanto ritenute traditrici della patria per aver amoreggiato. Io pensavo, poverine, avranno anche amoreggiato, io avrei amoreggiato con un'inglesina. Però è vero, le inglesi sono brutte, sono stecchite, non hanno le curve. E così diceva il Duce, insomma, che gli inglesi sono brutti, un perfido Albione. No? E quindi il titolo, ritornando al titolo, perché il Duce allora, si è fatto male? Vado, e questa gabbietta non c'è più. Perché non c'è più? Boh, non si può dire. Dai, dimmelo. No. Poi andiamo sul Castro di Poppa, c'era da fare la riunione fascista, facevamo esercitazioni paramilitari. E non si fa più. Come, perché non si fa più? Ma non te lo posso dire. Insomma, insisti. Mi viene su un orecchio e dice, mio collega, il Duce è caduto. Beh, è caduto. Vabbè, dire che il Duce è caduto è come dire oggi Dio è caduto e ha battuto la testa. È impensabile che Dio cade e batte la testa. Però, vabbè. Allora dico, ma anch'io sono caduto e mi sono sbucciato sempre le ginocchia. Ma vuoi mettere te con un Duce? No. Per carità. Però il poverino guarirà, insomma, il poverino no, lui è un eroe, non ha paura. Vabbè. Insomma, in poche parole, arriviamo in Italia, sbarco a Taranto. Che già avevano occupato la Sicilia, vengo su a Treviso col treno sotto bombardamenti, arriviamo a Treviso e a Treviso io sono andato ad abitare a Ponzano Veneto, paese dove c'è Benetton. Vabbè. E lì mio zio era medico condotto, ci ha ospitati mia mamma con i quattro figli. Così. La mattina dopo io mi metto il casco, vado davanti a mia cugina, che io avevo 13 anni e mezzo, lei ne aveva 15. E mi metto sulle tenti, scatto sulle tenti, alzo il braccio e gli dico vincere e vinceremo. Lei ha detto, porco di un fascista, ti fanno fuori, delinquenti assassini. Allora, mamma mia. Non te l'aspettavi, perché tornato non sapevi quale realtà ci fosse in Italia. Ma in realtà noi pensavamo che il Duce era eterno, che il Mussolini, il fascismo era eterno. Eravamo ragazzini, erano stati tirati su così. E dopo invece ho capito, il Duce era caduto perché il re l'aveva mandato sul Gran Sasso e dopodiché fu asportato da uno comando tedesco, portato da Hitler e venne in Italia, fondò la Repubblica Sociale Italiana e mise fuori il bando che chi non si presentava veniva fucilato, firmato Almirante, Giorgio Almirante, e ai ragazzini di 18 anni si presentavano, venivano arruolati e insomma... E lui era un latitante, tu sei un latitante, vieni in Italia e fondi una repubblica, io vado a morire perché tu hai fondato una repubblica. Quale messaggio vogliamo dare a questo libro, a chi lo dedichiamo, a parte il popolo eritreo? Anche a tutti coloro che hanno vissuto la tua storia? Sì, molti di quelli che hanno vissuto la mia storia, dunque, allora lì c'è qualche differenza. Quelli che hanno vissuto la mia storia, quando io arrivai in Eritrea, avevo 10 anni. Quelli che poi fecero l'università di medicina, perché poi sono tornato io lì a studiare medicina. E il liceo l'ho fatto a Treviso. E poi dopo la guerra, dopo nel 50, sono tornato. Ho visto gli eritrei ancora sotto il dominio inglese e poi arrivò il Neus. Allora i miei coetanei avevano 2 anni meno di me. Quando io vidi il razzismo fascista nel 40, loro avevano 6, 7, 8 anni. Io ne avevo 9, 10. Io ho ricordi, loro non si ricordano bene il razzismo che c'era, anche perché erano di famiglie più... abitavano in quartieri un pochino più acculturati forse. E quindi la loro posizione è cambiata solo dopo. Cioè quando io tornai da studente di medicina, ebbi delle continue discussioni vivacissime contro di loro, da amici senza odio. Ma perché loro si comportavano da razzisti? Posso raccontare un episodio? Sì. Ecco. Allora, io entro
arrivo in Eritrea nel 50, avevo fatto il liceo e mi sono iscritto alla facoltà di medicina di Asmara, che poi non valeva granché perché bisognava rifare gli esami. Entro nella sala di anatomia, nell'aula di anatomia, e vedo che ci sono 12 bianchi da una parte e un eritreo dall'altra. Questo eritreo si chiamava Itbarek Ghebreyesbiabier, fu il primo medico eritreo d'Africa, di Eritrea. E allora io, che ero antirazzista e avevo imparato l'antifascismo, mi sedetti accanto a lui. Quando finì tutto, uscì, loro mi dissero: Rufin, ti sei comportato male. Perché? Io sapevo perché. Ti sei seduto vicino a un nero. E beh, dice, guarda che tu hai studiato il liceo, sì, allora avrai studiato Darwin. Questi non sono esseri umani, sono scimmie, perché non hanno l'anima. Non hanno l'anima. E perché non hanno l'anima? Non hanno l'anima perché non hanno gratitudine per noi che li abbiamo colonizzati. Ai che gli dissi, feci un passo indietro, sporchi fascisti razzisti. Allora loro dissero, vieni avanti se hai coraggio. E io dissi, bravi perché siete in tanti. Allora uno grande mi disse, vieni avanti se hai coraggio. E gli dissi, bravo perché sei grande. Dissi a uno piccolo, vieni avanti tu se hai coraggio. Lui non venne avanti e la cosa finì così. E diventammo grandi amici, grandi discussioni, loro fascisti, io antifascista. E nel circolo universitario dove andavamo a ballare con le ragazze, avevamo... si discuteva, ma siamo rimasti sempre grandissimi amici. Quando è finito tutto, dopo che l'Eritrea è stata indipendente, dopo che è stata ricolonizzata dal dollaro, con un grave tradimento che è stato condotto, che io spiego qui e vi dice perché Lampedusa, perché muoiono a Lampedusa. E quello che vi dico non è vero, non è solo così, è ben altro. Loro venuti in Italia hanno capito questo, sono diventati grandi estimatori e amici e fratelli degli eritrei. Prima erano razzisti, adesso non lo sono certamente più. Molti dei miei sono morti perché hanno 85 anni, io durerò fino a 100, 110. Ma speriamo anche di più. Allora invitiamo tutti i lettori a leggere Il Duce si è fatto male di Mario Ruffin, una storia vera, una storia contro i pregiudizi, contro il razzismo e soprattutto uno spaccato di vita reale della Seconda Guerra Mondiale. Grazie. È un piacere e vi ringrazio io, che sono io che ringrazio voi e la vostra editrice coraggiosa, giovane, e che sta facendo delle cose nel sud Italia, dove purtroppo c'è stata molta recessione, e io auguro che risolva. Grazie. Bisogna continuare.